Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Teresa Costa, sono l'organismo di gestione della BAR, Brexit Adjustment Reserve. È un programma completamente finanziato dalla Commissione, quindi al 100%. E praticamente è iniziato, diciamo, con l'assegnazione all'Agenzia per la Coesione Territoriale. Non so se avete seguito gli ultimi accadimenti di normativi, di strutturazione organizzativa normativa, ma l'Agenzia per la Coesione Territoriale confluirà interamente nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. E quindi il ministro Fitto, diciamo, ha deciso di accorpare tutte le tematiche relative al PNRR con i fondi di coesione e quindi anche con la BAR. La BAR non fa parte dei fondi di coesione, però, perché è un programma, abbiamo detto, finanziato al 100% dalla Commissione, e va sostanzialmente a dare un po' di aiuto a tutte quelle imprese, quindi a quei privati, a quelle pubbliche amministrazioni e a tutti, diciamo, i soggetti beneficiari che hanno ricevuto un documento dalla Brexit, quindi dall'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea. Questo, come ricorderete, ha determinato un grande sconvolgimento a livello storico, a livello economico, a livello strutturale, ma anche a livello economico. Ci sono state moltissime imprese che appunto lavoravano con la Gran Bretagna che hanno avuto delle evidentissime ricadute negative sul loro volume di affari, sia in imprese italiane che anche imprese inglesi e britanniche. Così come molte pubbliche amministrazioni si sono di fatto trovate a dover gestire un volume di azioni notevolmente aumentato rispetto ad esempio ai passaporti che prima facevano e che adesso sono costretti a fare. Adesso per andare in Gran Bretagna appunto occorre il passaporto. Ci sono moltissime amministrazioni che hanno dovuto implementare tutti i loro sistemi doganali, quindi controlli. Ci sono moltissime amministrazioni che appunto hanno dovuto affrontare maggiori oneri di personale e maggiori oneri di spese vive in più. Allora, di fronte a tutto questo, la Commissione ha deciso, diciamo, di dare questi fondi a tutti i paesi europei della Commissione che appunto hanno iniziato a dare questi soldi, e l'Italia in particolare ha scelto due forme. Una forma che è il bando avvisi rivolto alle imprese private, consta di 112 milioni di euro e praticamente ha una finestra che è aperta fino a luglio. Per questo potete andare sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e trovate, diciamo, l'indicazione del bando e tutti i particolari. E un altro bando che è stato aperto da poco e che rimarrà aperto fino al 1 agosto, di 30 milioni di euro, rivolto in particolare alle pubbliche amministrazioni. Quindi tutto questo per dire che appunto si è cercato di dare un'ampia eco, un ampio respiro a tutti i tipi di partenariato che sono stati interessati da questa Brexit e quindi dai danni correlati. In tutto questo l'agenzia si è mossa subito, sono stata nominata come organismo di gestione, ho messo su una squadra di esperti che mi hanno aiutato in questa avventura. Volevo evidenziare che i soldi vanno spesi, dunque il fondo consta di 146 milioni di euro complessivi.
i soldi vanno spesi entro il 31 dicembre del 2023 e devono essere rendicontati un momento successivo alla Commissione. Diciamo che lo studio di come poi affrontare questi temi, di dare questi incentivi, è stato effettuato poi dal dottor Andrea Casadei, che interverrà successivamente da remoto, e che ha fatto effettivamente uno studio, diciamo, sul tutto il mondo delle imprese per poter tagliare al meglio quello che poi è stato appunto il bando che deve venire incontro a tutte, diciamo, le imprese che hanno avuto questi danni. Allora, i fondi sono ancora tutti assolutamente disponibili. Vi invito ad andare sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale o anche su quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché qualcosa è già pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poter effettivamente vedere quali sono i particolari e quali sono, diciamo, tutte le forme che vengono richieste per poter effettuare le domande. Allora, io adesso cederei lo spazio per farvi vedere un video che abbiamo fatto sul tema, che secondo me è molto carino e c'entra molto l'obiettivo di quello che vuole comunicare. Dopodiché prenderà la parola da remoto il dottor Andrea Casadei, che appunto, diciamo, è il project manager del programma, che è quello che ha effettuato lo studio specifico sul mondo dell'imprenditoria. Dopodiché ci sono il dottor Fabrizio Geraci alla mia sinistra e la dottoressa Chiara Di Bella alla mia destra, che vi illustreranno nel dettaglio il bando rivolto alle pubbliche amministrazioni. C'è anche l'avvocato Ugo De Luca, che ha lavorato al bando imprese, però sappiamo che essendo qui, diciamo, in un forum rivolto alle pubbliche amministrazioni, siamo rivolti in questo momento maggiormente a dare delle informazioni per le pubbliche amministrazioni. Ma anche se ci fosse qualche impresa che volesse fare qualche domanda, insomma, siamo disponibili anche a soddisfare le richieste delle imprese private. Per cui lascerei la parola per far partire sicuramente il video. Grazie. L'Unione Europea ha istituito una riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) rivolta a imprese e pubbliche amministrazioni italiane. I contributi sono al 100% a fondo perduto. La Brexit ha avuto un impatto significativo sull'economia italiana. Ma ora, grazie alla riserva di adeguamento alla Brexit, le imprese e le pubbliche amministrazioni italiane possono ricevere un ristoro economico. L'Italia ha ricevuto dall'Europa quasi 150 milioni di euro. Questi fondi possono essere utilizzati per finanziare una serie di misure in vari settori. Ci sono due tipologie di contributo: aiuti per le imprese e per le pubbliche amministrazioni, che hanno dovuto affrontare maggiori spese e oneri amministrativi. Cosa finanzia la riserva di adeguamento alla Brexit? Formazione del personale per gestire la documentazione introdotta dalla Brexit. Aumento del personale per superare gli ostacoli burocratici e amministrativi. Apertura di nuovi uffici in Gran Bretagna per facilitare il commercio e la gestione delle merci. Acquisto di software che semplifichino la gestione dei partner britannici. Attività di formazione per le imprese italiane sui cambiamenti imposti dalla Brexit, come workshop tecnici e organizzazione di B2B con importatori e distributori. Acquisto di servizi di consulenza e formazione. Adeguamento tecnologico e organizzativo. Partecipazione a fiere internazionali. Acquisto di macchinari e attrezzature innovative. Adeguamento alle nuove normative post-Brexit. Adozione di nuovi modelli di business e di soluzioni organizzative. Se sei un'impresa o una pubblica amministrazione che ha subito l'impatto della Brexit, chiedi subito un contributo. Per tutte le informazioni vai su www.fondobrexit.it. Grazie, trovo il video molto centrato, molto significativo. A questo punto passerei la parola al dottor Andrea Casadei da remoto. Prego, Andrea, ci sei? Sì, sì,
Grazie, grazie mille. Un saluto a tutti e scusate, diciamo, la mia assenza dovuta ai Spiega da dove venti. vieni, spiega da Sì, dove sei. perché io abito in Romagna e quindi è stato veramente impossibile arrivare lì in questi giorni. È una situazione molto drammatica. Quindi oggi abbiamo questa opportunità. Non volevo mancare, volevo stare vicino ai colleghi e a tutti voi. Quindi andrò subito nel merito del mio intervento. Come la dottoressa Costa e anche il video, diciamo, anticipato, la problematica legata alla Brexit è stata significativa. È stata significativa, come possiamo vedere anche dalla prima slide, sia per gli inglesi che anche per gli italiani. Sicuramente l'economia inglese è l'unica economia occidentale con un contesto negativo per l'anno 2023. E questo ha un impatto importante anche collegato al mondo delle imprese, perché per noi l'UK è il nostro secondo mercato di esportazione di tutti i nostri prodotti. L'aspetto principale che la Brexit ha portato, con tutte le evoluzioni annesse e connesse, sicuramente il minimo comune denominatore che noi possiamo trovare è il tema della burocrazia. Una burocrazia che ha ingessato in modo significativo l'impresa, con tutta una serie di nuove problematiche legate alle richieste di documenti, di autocertificazioni, di nuove tipologie di certificati, non si può più CE, ma questa burocrazia non solo ha avuto un impatto significativo per l'impresa, una burocrazia che ha avuto un impatto significativo anche per la pubblica amministrazione. Sappiamo benissimo qual è la difficoltà oggi per ottenere un passaporto e si stima che circa un terzo di tutte le difficoltà che noi abbiamo nel momento della richiesta dei passaporti è collegato al tema della Brexit. Quindi questi ritardi sono principalmente collegati al tema della Brexit. Io in questi giorni ho fatto una richiesta di passaporto per il mio figlio, ci sono 6 mesi di attesa. Questo, la burocrazia che noi possiamo vedere nelle slide successive così esplicitate, non passano solo sui passaporti, le possiamo trovare nel mondo delle dogane, con impatti per le imprese, ma nello stesso tempo anche impatti per quello che riguarda il mondo, diciamo, della pubblica amministrazione. E allora questi sono quelli più palesi, più evidenti, perché sono saltati, diciamo, agli onori della cronaca, delle lunghe code nel momento, diciamo, dei camion fermi per giorni, la difficoltà, code al mattino davanti alle questure per chiedere i passaporti. Ma non sono solo queste, e difatti siamo qui per dare anche queste informazioni, non sono solo queste le difficoltà che tutta la pubblica amministrazione ha vissuto in questo periodo, al di là di quelle conosciute del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Dogane. Pensate solo anche al Ministero, diciamo, del Lavoro, che ha dovuto gestire in modo completamente diverso tutte le persone che vanno a lavorare in UK, al Ministero dei Trasporti, al Ministero del MIUR, al Ministero dell'Istruzione. Quindi, andando a vedere in ogni singolo sito dei ministeri, noi troviamo delle complicazioni e degli aggravi amministrativi che la pubblica amministrazione ha vissuto in questo passaggio. Questa riserva dà l'opportunità alle pubbliche amministrazioni di compensare quegli oneri che l'Italia in questi mesi e in questi anni ha sopportato. Il collega e i colleghi che seguiranno daranno indicazioni più specifiche di come cogliere questa opportunità. È certo che sono tante le pubbliche amministrazioni, come dico, basta andare a vedere nei singoli siti dei ministeri, per esempio il Ministero dell'Ambiente, considerate l'aspetto per quello che riguarda tutto l'accordo europeo sui cambiamenti climatici. Anni per realizzare un accordo con l'uscita diciamo, dell'UK, dall'Unione Europea, sono necessari nuovi accordi. E così per ogni singola professione. Pensate anche al Ministero della Salute, al tema sulla gestione della mobilità internazionale degli operatori sanitari. Tutti questi ministeri e tutti i nostri ministeri, a mio avviso, hanno l'opportunità di fruire di questa opportunità.
I colleghi daranno maggiori informazioni, noi siamo disponibili oggi e nei giorni futuri per dare, diciamo, tutte le indicazioni per capire al meglio quello che è stato l'impatto e come questo impatto può essere, diciamo, compensato con questa riserva. Passo la parola ai colleghi, grazie, grazie dell'attenzione, scusate ancora perché non sono lì con voi e con molto dispiacere. Grazie, rimango comunque online, se poi ci sono quesiti è un piacere Bene. Ascoltarli. Grazie Andrea, grazie mille anche per la tua partecipazione oggi in queste difficoltà logistiche che insomma sappiamo stanno colpendo l'Italia, e quindi è ancora di più maggiormente significativa la tua presenza, anche se da remoto, ma è molto significativa per noi e ti ringrazio particolarmente. Ok, quindi passerei direttamente la parola, non so, prima alla dottoressa Chiara Di Bella, che ci illustra questo avviso per le PA. Prego. Buon pomeriggio. Come direbbero in Inghilterra, considerato che abbiamo passato mezzogiorno. Sì, l'obiettivo di questa presentazione, nella quale mi alternerò con il collega Fabrizio Geraci, è quello di illustrare le caratteristiche principali dell'avviso dedicato alle pubbliche amministrazioni che l'organismo responsabile della gestione ha pubblicato il 2 di maggio. E che nella sua prima finestra temporale si esaurirà l'1 agosto 2023. Abbiamo elaborato questo avviso, come dire, molto snello, molto puntuale, concreto, richiamando in maniera espressa tutte quelle che sono le previsioni all'interno del regolamento 1755 del 2021, che è il regolamento istitutivo appunto della riserva di adeguamento alla Brexit. Nel dettaglio, nei nostri interventi, vi spiegheremo cosa si finanzia all'interno di questo avviso, come si accede all'avviso, quindi che caratteristiche devono avere le richieste di finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni, come avviene il processo di selezione delle istanze da parte dell'organismo di gestione. E successivamente entreremo nel dettaglio per mostrarvi come concretamente si presenta l'istanza, fornendovi alcune indicazioni molto pratiche su cosa attenzionare all'interno del formulario di candidatura. Dicevamo che l'avviso è finalizzato appunto ad acquisire delle proposte progettuali che hanno naturalmente l'obiettivo quello di contrastare quelli che sono stati gli effetti, gli impatti negativi sul territorio italiano, per lo Stato italiano, derivanti appunto da questo evento che a decorrere dal 1 gennaio 2020 ci vede coinvolti, che è stato appunto il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. È un bando espressamente dedicato alle pubbliche amministrazioni italiane a qualunque livello, quindi di carattere nazionale, di carattere regionale e locale, che prevede anche la partecipazione naturalmente degli organismi di diritto pubblico. Che caratteristiche ha questo avviso dal punto di vista finanziario? La dotazione, lo diceva già la dottoressa Costa, è di 30 milioni di euro. La riserva nel suo complesso è di 146 milioni, la scelta che è stata fatta è quella di allocare 112 milioni di euro al bando dedicato alle imprese e 30 milioni all'avviso dedicato alle pubbliche amministrazioni. Le singole richieste di finanziamento devono avere una dotazione richiesta di pari o superiore a 200.000 euro, idealmente fino alla dotazione massima dell'avviso stesso. Certamente quindi non possono essere inferiori però a 200.000 euro. Questo aspetto importantissimo e fondamentale, il 100% delle spese definitivamente sostenute e pagate dalle pubbliche amministrazioni che hanno superato poi le successive verifiche, come potrete immaginare, di natura documentale, amministrativa, contabile, vengono interamente rimborsate dalla riserva di adeguamento alla Brexit. Appunto, a seguito di questi controlli, diciamo, l'organismo responsabile della gestione provvederà con apposito provvedimento all'erogazione del rimborso delle spese sostenute.
Questa è un po' una slide semplificativa di tutte le tipologie di misure che vengono finanziate attraverso l'avviso destinato alle pubbliche amministrazioni. Le trovate puntualmente elencate naturalmente all'interno del testo dell'avviso pubblico, per cui è un po' anche inutile leggerle, però dico in maniera del tutto semplificativa, potremmo citare giusto delle caratteristiche di proposte progettuali che possono essere presentate, per cui proposte finalizzate quindi al superamento, alla mitigazione degli effetti negativi derivati dalla Brexit in ambiti quali per esempio quello del sistema doganale oppure quello del legato alla necessità di acquisire specifiche certificazioni di natura fitosanitaria oppure l'acquisizione di etichettature e marcature da parte per l'accesso al Regno Unito oppure anche delle attività per esempio di informazione destinate al proprio pubblico di riferimento dei singoli ministeri, delle agenzie piuttosto che delle amministrazioni regionali o locali, di informazione rispetto a cosa è cambiato oggi all'indomani quindi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea per tutte le categorie di soggetti che ne sono stati in qualche modo colpiti, per cui lavoratori che si spostano, la semplice popolazione, quindi cosa bisogna fare oggi che ci troviamo a dover andare in un paese che di fatto è un paese extracomunitario. Tutte queste tipologie di attività sono naturalmente azioni leggibili all'interno dell'avviso per le pubbliche amministrazioni che verranno positivamente valutate naturalmente nell'ambito di questo avviso. Andando avanti con come si struttura una proposta progettuale. Una proposta progettuale che ci aspettiamo di ricevere è, come dire, può essere una singola azione che l'amministrazione ha portato avanti in questi anni, dal 2020 insomma fino ad oggi, o un pacchetto di attività che sono state portate avanti che abbiano un qualche nesso, legame naturalmente logico nella maniera in cui vengono rappresentate all'interno del formulario di candidatura e che evidenzino evidentemente quello che è stato l'azione correttiva che l'amministrazione ha messo in atto per contrastare appunto gli effetti negativi di natura economica, di natura sociale, di natura ambientale determinatisi a seguito di questa a seguito della Brexit. Che caratteristiche ha questa la proposta progettuale? Naturalmente deve essere coerente, lo stiamo dicendo in tutti i modi possibili e immaginabili, con le caratteristiche della riserva, quindi finalizzata a contrastare l'impatto negativo, la declinazione, come dicevo, di una o più azioni che l'amministrazione pubblica ha intrapreso, con l'individuazione di pochi indicatori, ma che in qualche maniera ci consentano di misurare quello che è stato fatto e di misurare che cosa, qual è stato il beneficio che si è avuto a seguito dell'attuazione di queste azioni. E non ultimo quello che è il concetto di collegamento diretto, di legame diretto tra spese sostenute, attività realizzate e appunto la Brexit. Questo è un aspetto, quello del collegamento diretto, che ritroverete spessissimo nel testo dell'avviso, ritroverete spessissimo nel formulario di candidatura, perché è la condizio sine qua non rispetto alla quale la proposta progettuale che voi presenterete verrà positivamente valutata all'interno di questo avviso di selezione. Per questo abbiamo come dire, cercato di fare un minimo una slide semplificativa di cosa è un legame diretto. Il legame diretto è chiaramente desumibile nel momento in cui voi ci racconterete che le iniziative che avete intrapreso sono strettamente legate a un'attività di sostegno, un'attività di contrasto, un'attività di mitigazione di quelli che sono stati gli effetti negativi che la Brexit ha avuto per le vostre amministrazioni. Chiaramente l'amministrazione pubblica come dire, crea il contesto all'interno del quale si muove il tessuto sociale, si muove il tessuto imprenditoriale, crea quindi le condizioni favorevoli affinché poi nella società civile ci si muova per agire nella maniera più corretta e per creare le condizioni positive per poter agire.
Quindi in buona sostanza non è ravvisabile un legame diretto con la Brexit, laddove l'amministrazione pubblica abbia portato avanti delle attività o le imprese abbiano portato avanti delle attività che comunque svolgevano anche a prescindere da questo evento, dal cigno nero che si è abbattuto sull'Unione Europea. Quindi questo concetto all'interno del formulario di candidatura vi è una specifica sezione dove vi verrà chiesto di esplicitare chiaramente, come più avanti vedremo anche con il collega, è un avviso molto semplice ed è un avviso i cui allegati da compilare a carico delle amministrazioni sono molto molto snelle. Non viene richiesto di scrivere tanto, viene richiesto di scrivere poco, ma in maniera molto concreta, puntuale, con la capacità di misurare effettivamente ciò che avete fatto e che risultati avete raggiunto. Per cui l'invito è a seguire pedissequamente anche quelle che sono le istruzioni che noi abbiamo elaborato e che a seguire vi verranno anche illustrate, per comprendere, perché lì vi viene spiegato chiaramente cosa noi ci aspettiamo di leggere all'interno dei progetti che voi presenterete. Cedo quindi la parola al collega Geraci che vi illustrerà adesso tutta la parte attinente al processo di selezione, quindi una volta presentata l'istanza cosa succede nelle parti nei momenti successivi. Grazie. Posso chiederti per cambiare le slide? Buongiorno a tutti, cercherò di essere più telegrafico di quanto avrei voluto essere vista anche l'ora tarda, e anzi ringrazio chi riesce a resistere all'una in una manifestazione abbastanza interessante ma anche complessa, quindi sarò molto rapido nelle prime slide per essere un po' più preciso sulle ultime due. Vi è stato già detto che il bando prevede delle finestre trimestrali, in questo momento la finestra attualmente aperta si chiuderà il 1 agosto, quindi non torno sull'argomento. È importante invece entrare nel merito dei criteri di selezione che vedremo tra un attimo nella prossima slide. Il concetto fondamentale che voglio precisare in questo momento è che ci saranno delle graduatorie che resteranno in vigore fino alla fine del 2025. Sostanzialmente c'è la possibilità di ottenere dei finanziamenti ulteriori rispetto a quelli che sono stati già richiamati dalla dottoressa Costa e dalla dottoressa Di Bella, tramite un meccanismo dei pagamenti supplementari sui quali al momento ritengo opportuno non soffermarmi. L'ammissibilità della proposta, come in qualsiasi avviso pubblico, andrà a guardare inizialmente quelli che sono gli elementi formali dell'iniziativa, quindi che siano stati presentati tutti i documenti, che sia stato rispettato il termine della finestra, che siano utilizzati precisamente gli allegati. Mi sento semplicemente di precisare su questo aspetto, visto che le prime istanze pervenute sull'avviso rivolto alle imprese ci danno questo tipo di informazione, che bisogna fare particolare attenzione alla corretta compilazione di questi allegati, perché molto spesso abbiamo ritrovato gli allegati non conformi a quelli predisposti sull'avviso. Vedete richiamati sinteticamente alla destra, a metà della slide, i criteri di selezione. Anche qui ho la possibilità di andare molto rapidamente perché li vedrò nel dettaglio tra un attimo. Accenno semplicemente ai criteri premiali che non trovate all'interno dell'avviso rivolto alle imprese e che sostanzialmente danno la possibilità di aggiungere qualche punto in più qualora l'iniziativa dimostri di avere dei collegamenti positivi, una coerenza generale con politiche ambientali quale può essere quella del Green Deal, sull'agenda digitale europea o anche sul pilastro europeo sui diritti sociali recentemente introdotto nel contesto europeo. Andiamo un attimo alle spese ammissibili. Prima di tutto la spesa di personale, che peraltro viene rendicontata grazie a delle modalità semplificate. Questo è uno degli elementi positivi di questo avviso rispetto a tanti altri che sono presenti nel mondo della finanza agevolata, se mi passate il termine. Qui è semplicemente, lo chiarirò tra un attimo, è semplicemente richiesto di indicare nome, cognome e qualifica del dipendente e il numero di ore che sono state dedicate all'attività svolta. Le spese generali anche
spesse vengono rendicontate con la formula di rendicontazione al 7%, quindi sono facilmente riportabili all'interno dell'avviso. Analogamente accade per le spese di viaggio, tra un attimo vedrete la tabella di riferimento, ma sostanzialmente anche qui abbiamo una modalità di rendicontazione semplificata. Diverso è il caso per altri 4 gruppi di categorie di spesa: consulenze e servizi esterni, spese di soggiorno, attrezzature ed infrastrutture. Queste spese vengono rendicontate, come vedremo tra un attimo, a costi reali. La compilazione del formulario è stato già detto, ma lo ribadiamo proprio perché ci è capitato di vedere parecchi errori nel precedente avviso, nell'avviso che è tuttora aperto, rivolto alle imprese, possono essere in gran parte evitati facendo riferimento alle istruzioni per la compilazione che trovate sul sito. Il primo criterio al quale si faceva riferimento è quello volto a descrivere il contrasto, diciamo, la situazione negativa contro la quale bisogna intervenire con i fondi dell'avviso. Quindi va descritto il contesto, va sostanzialmente declinato in modo più puntuale possibile qual è il problema. Lo dico banalmente per essere, insomma, abbastanza chiaro. Dopo aver descritto il problema, bisogna entrare nel merito descrivendo quali sono le attività messe in piedi e chiaramente le relative finalità in termini di processo e meccanismo di attuazione. Questo non va fatto semplicemente descrivendo cosa è stato fatto, ma individuando opportunamente degli indicatori. Anche su questo mi permetto di essere più preciso tra un attimo nelle slide che seguono. Il contrasto agli effetti negativi della Brexit verrà quindi sostanzialmente valutato grazie all'intero formulario e i cosiddetti report di rendicontazione all'interno dei quali, come vedremo tra un attimo, sono riportate le singole caratteristiche per ogni categoria di spesa. Premetto che l'unica spesa che non è ammissibile all'interno di questo avviso, contrariamente a quanto accade su molti altri avvisi, riguarda le spese dell'IVA. Ci sarebbe un'altra limitazione che riguarda le imprese, ma riguarda i costi di delocalizzazione, che nel caso dell'avviso per le pubbliche amministrazioni non è pertinente. Quindi si tratta di un avviso dove sostanzialmente sono ammissibili ampi margini di spesa ammissibile. La rendicontazione a costi reali, come dicevo prima, si ottiene richiamando molto banalmente le indicazioni legate al fornitore, al numero e alla data della singola fattura, l'importo totale della fattura, e l'unico elemento al quale bisogna prestare particolare attenzione è se il rimborso viene richiesto per il 100% del valore del singolo documento di spesa o in quota parte della stessa. Per quanto riguarda le spese di personale alle quali accennavo prima, la unità di costo standard viene richiamata nella stessa identica modalità che è utilizzata per il PON metro, quindi è una metodologia che per gli addetti del settore è abbondantemente nota, ma rispetto alla quale anche noi tramite gli uffici dell'agenzia possiamo fornire assistenza. Ma in pratica basta indicare il numero di ore svolte e associarle alla corrispondente categoria di classificazione del contratto collettivo nazionale. Le spese di viaggio attingono alla modalità di Erasmus Plus, quindi ovviamente la tabella non è richiamata per essere visibile, ma soltanto per rimandare alla stessa. La modalità con la quale vengono determinate queste spese è abbastanza semplice: si individua il punto di partenza e il punto di arrivo, in quel modo si ottiene l'indicazione della fascia chilometrica all'interno della quale andare a reperire il parametro di costo, e lo si moltiplica per il numero di viaggi effettuati lungo quella tratta. Una semplice precisazione, anche questo è un errore che abbiamo ravvisato sull'avviso rivolto alle imprese: quando indichiamo la tratta andata e ritorno non significa che bisogna duplicare la tratta, quindi ad esempio il tragitto tra Roma e Londra serve a identificare, senza duplicare, Roma-Londra-Londra-Roma, quello che trovate nella prima colonna. Anche questo è un elemento che ritengo sufficientemente esplicitato all'interno delle istruzioni, alle quali rimando nuovamente. Le spese generali vengono calcolate semplicemente applicando il tasso fisso del 7% al coacervo, quindi alla somma totale delle spese precedentemente indicate, ed infine viene richiamato all'interno del budget l'importo complessivo dell'iniziativa, che qualora coincida con una richiesta totale a carico della Brexit, coinciderà anche con la seconda riga della specifica tabella in questione. Laddove invece si fa ricorso anche ad altre categorie, ad altre fonti finanziarie, siano esse private o pubbliche, bisognerà specificarlo all'interno di questa tabella.
L'ultima slide, prima di liberarvi o eventualmente aprire uno spazio per le domande, riguarda gli indicatori ai quali facevo riferimento prima. Il tema fondamentale è che da un lato bisognerà dar conto di quelli che sono i risultati raggiunti dalla iniziativa. Non sono previsti degli indicatori di risultato obbligatori. A titolo esemplificativo ne abbiamo richiamati alcuni all'interno della slide che potete leggere, possono riguardare la riduzione delle code nel caso ad esempio dei processi doganali, ci veniva in mente l'esempio dell'allungamento delle code nel caso della gestione anche dei passaporti. Chiaramente qualsiasi attività che determina una riduzione di queste code ha comportato un risultato positivo. Come tutti gli indicatori di risultato, in questo caso sarà necessario riportare anche il valore iniziale, la cosiddetta baseline, quindi non soltanto il valore realizzato. Aspetto invece che non si verifica per gli indicatori di realizzazione, che invece vengono riportati soltanto in relazione a quello che è l'effettivo output realizzato dalla singola impresa. Qui, diciamo, l'elemento da sottolineare riguarda il fatto che un primo lotto di indicatori, che sono quelli specificamente richiamati all'interno dell'allegato 2 del regolamento 1755, devono essere valorizzati almeno in unità pari ad 1. Quindi quelli che vedete nella parte destra della slide, nella parte alta, sono gli indicatori tra i quali dovrete sceglierne almeno uno. Dopodiché è possibile, identificandone di nuovi o utilizzando sempre quelli obbligatori, indicare anche ulteriori elementi che diano conto della realizzazione dell'iniziativa. Un'ultima precisazione prima di passare alle eventuali domande riguardo un aspetto che non ho precisato poc'anzi. Nell'indicazione numerica all'interno delle tabelle di rendicontazione, all'interno del formulario, è molto importante evitare di riportare il separatore di migliaia, perché ci siamo resi conto che questo determina un problema nella valorizzazione finale degli importi. Quindi si possono riportare semplicemente le virgole per separare i centesimi. Diversamente operando, la piattaforma informatica non registra correttamente gli importi. Io ripasserei la parola alla dottoressa Costa, ho cercato di essere più sintetico possibile vista l'ora. Tranquillo, grazie, grazie veramente per averci esposto così in dettaglio, diciamo, il bando imprese. Io direi che a questo punto potremmo, siccome abbiamo aperto il bando imprese da un pochino più di tempo, abbiamo ricevuto già diverse domande e qualche domanda abbiamo già cominciato a vederla. Quindi io direi che potremmo cercare di capire quali sono gli errori maggiormente ricorrenti sul bando imprese, in modo che questi stessi errori non vengano ripetuti per coloro che partecipano al bando PA. Chiaramente i due bandi non sono perfettamente sovrapponibili, sono indirizzati a nuclei diversi. Però voglio dire, ci potrebbero essere, ecco come faceva riferimento Fabrizio prima, non utilizzate la virgola, utilizzate il punto, e questo per esempio è un elemento comune di entrambi i bandi. Non so se l'avvocato De Luca se ha avuto modo di vedere degli errori sul bando imprese, sulle domande effettuate che potrebbero non essere ripetuti. Allora, diciamo che il bando imprese è partito un po' prima, e per questo sono già arrivate numerose domande di finanziamento. Vorrei ricordare due elementi fondamentali, anzi tre elementi fondamentali dell'avviso imprese, come quello anche della PA, che innanzitutto si tratta di spese, come è stato anche già ben argomentato dottor Geraci, particolarmente già sostenute. Quindi si tratta di spese che sono state già sostenute dalle singole imprese della PA dal 2020 fino alla presentazione della domanda. Questo cosa comporta? Comporta anche una facilitazione nell'ambito di quella che è la redazione delle singole domande e anche di una valutazione delle stesse in termini molto più celeri rispetto ad altri progetti. Secondo aspetto, che sono queste spese rimborsate al 100%, quindi già questo è un avviso particolarmente utile per le imprese e per le PA che hanno affrontato queste spese e che quindi si vedono, tra virgolette, rimborsare queste somme. Il terzo elemento, il valore aggiunto anche di questi avvisi, è che
le somme che sono oggetto di richiesta di rimborso saranno rimborsate in tempi rapidissimi. Addirittura per le imprese potremmo prevedere un rimborso entro dicembre o comunque giù di lì 2023. Quindi significa che abbiamo... In realtà, scusami se ti interrompo, prego. Un secondo, volevo evidenziare che in questo c'è una differenza tra il bando imprese, certo, e il bando pubbliche amministrazioni, perché le pubbliche amministrazioni riceveranno il rimborso dopo la verifica da parte della commissione, dopo che verrà fatta la domanda di pagamento finale alla commissione, che la commissione avrà disposto il rimborso. Quindi, certo, diciamo, le pubbliche amministrazioni dovranno aspettare un pochino più di tempo. Però invece è corretto quello che dicevi, avvocato, che per quanto riguarda le imprese, queste riceveranno i soldi, diciamo, immediatamente, certo, rapidissimamente. E anzi, su questo volevo assicurare che abbiamo già ricevuto tutte e tre le anticipazioni da parte della Commissione europea per quello che riguarda il fondo BAR. Prego. Perfetto. Detto questo, le domande che abbiamo esaminato fino ad oggi hanno riscontrato degli errori che sono fondamentalmente omogenei e quindi soprattutto nella predisposizione della domanda, nella spunta delle varie informazioni che vengono fornite, e tra questi certamente il fatto di riportare le cifre che devono essere riportate senza punti se non per i decimali con le virgole, perché questo crea una sorta di problema informatico che dovrà essere poi corretto singolarmente per domanda. Il resto è legato al fatto della adeguata spiegazione del documento che è stato recato dalla Brexit alle società, che deve essere spiegato in modo puntuale, in modo chiaro, senza grandi divulgazioni, ma soprattutto anche in maniera sintetica, e lì abbiamo riscontrato dei problemi di riscontro tra quella che è la richiesta di pagamento e i problemi che hanno affrontato e come hanno tentato le imprese di risolverlo attraverso le spese che hanno dovuto affrontare nell'ambito di questo periodo dal 2020 fino ad oggi per limitare, ridimensionare il documento. E dall'altro lato fondamentalmente i problemi delle domande sono legate anche a minore comprensione di quella che può essere la portata del finanziamento stesso. Proprio per questo invitiamo tutti, non solo le pubbliche amministrazioni ma anche le imprese che vorranno presentare la domanda, a chiedere eventuali, a leggere le FAQ, a chiedere eventuali chiarimenti che potranno essere forniti nell'ambito di quella che è una massima trasparenza e divulgazione a tutti gli operatori, a tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi noi siamo a disposizione come esperti a risolvere qualsivoglia dubbio che doveste affrontare. Okay, grazie Ugo, veramente grazie. Io chiaramente, oltre che ribadire, siamo a disposizione, c'è una mail bar@agenziacoesione.gov.it dove potete assolutamente rivolgervi. Per qualsiasi informazione andate sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, sullo spazio dedicato alla BAR, lì potete facilmente raggiungere i due avvisi. E per qualsiasi cosa siamo assolutamente a disposizione per dare un affiancamento per la costruzione eventuale anche della vostra domanda per accedere al finanziamento. E volevo ricordare che praticamente sono ammissibili spese dal 1 gennaio 2020 fino a tutto il 31 dicembre 2023. Non so se in sala c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. No. Sì, prego, dottore. Grazie. Sì, solo forse un chiarimento, perché abbiamo sentito parlare quindi di bando a sportello e poi di griglia di valutazione, e quindi
per essere più chiari, capire quindi se è banda sportello e quindi chi prima arriva ai requisiti può accedere ai fondi, oppure ci sarà una griglia di valutazione. Grazie. Mea culpa, perché nella mia rapidità ho omesso un'informazione fondamentale, quindi ringrazio per la domanda. Sì, effettivamente la differenza fondamentale tra i due avvisi è esattamente questa, cioè il fatto che l'avviso rivolto alle imprese è un avviso a sportello, quindi sussistono criteri di selezione che sostanzialmente sono simili, ma vengono applicati e comportano, diciamo, un risultato differente. Nell'avviso imprese ovviamente verrà finanziato ogni singolo intervento secondo l'ordine con il quale viene presentato, mentre nel bando rivolto alle pubbliche amministrazioni si procederà a stilare una graduatoria. Dicevo incidentalmente prima che questa graduatoria vale per le singole finestre, quindi ci saranno tante graduatorie, quante sono le finestre che decideremo di attivare, e queste singole finestre verranno attivate in ragione dell'esaurimento delle risorse. All'interno della singola finestra la collocazione in graduatoria chiaramente dipende dal livello, dal punteggio che viene attribuito per i singoli criteri, che a questo punto richiamo brevemente. Il primo di questi, che era sostanzialmente legato alla descrizione del contesto negativo, andrà a valutare l'adeguata descrizione di questo contesto negativo. Verrà attribuito un secondo punteggio in relazione all'efficacia delle attività che vengono messe in piedi, quindi intanto che siano espresse in modo molto chiaro, ma anche un ulteriore criterio, che è il terzo, andrà a valorizzare il punteggio in relazione alla chiara identificazione degli indicatori di realizzazione di risultato. Il quarto e ultimo criterio invece mette insieme tutto quanto il formulario nella descrizione qualitativa e vi associa anche le componenti di costo legate ai report di rendicontazione che abbiamo illustrato precedentemente. A differenza dell'avviso per le pubbliche amministrazioni, sono presenti dei punteggi aggiuntivi di tipo premiale per quanto riguarda gli elementi connessi a elementi di coerenza con il Green Deal, con l'agenda digitale e con il pilastro europeo sui diritti sociali. L'unico caso in cui può avere rilevanza il criterio cronologico con riferimento all'avviso rivolto alle pubbliche amministrazioni è il caso in cui ci siano due domande all'interno della stessa finestra che dovessero eventualmente ottenere lo stesso punteggio. In quel caso si darà prevalenza a quella che è stata presentata prima. Detto questo, ritengo opportuno sottolineare che probabilmente le risorse finanziarie saranno adeguate non soltanto in ragione di quelle attualmente disponibili, ma nel caso in cui si dovesse andare in overbooking, il meccanismo che richiamavamo prima sinteticamente dei pagamenti supplementari probabilmente consentirebbe anche ulteriori scorrimenti. Quindi il problema in questo bando non sono le risorse, ma è la corretta compilazione delle istanze, se posso porla in questi termini. Grazie. Assolutamente sì, grazie Fabrizio. Volevo ricordare che le risorse sono assolutamente tante, assolutamente ancora a disposizione, quindi di non farvi problemi appunto di non solo fare la domanda, ma eventualmente di suggerirla anche ad altri possibili potenzialmente interessati. Stiamo aprendo anche un altro sito, Fondo Brexit, www.fondobrexit.it, che lavorerà parallelamente a quello già aperto sull'agenzia, www.agenziacoesione.gov.it. Entrando sul sito dell'agenzia, cercate la bar e trovate all'interno dello spazio dedicato alla bar i due avvisi. Avete i nostri riferimenti, bar@agenziacoesione.gov.it. Non so se ho dimenticato qualcosa e qualcuno vuole aggiungere qualcosa, compreso Andrea da remoto. Grazie, no, penso che è stato detto molto, e vorrei tornare sull'aspetto fondamentale, essendo qui voi presenti, io qua in remoto al Forum PA. Sono veramente tante, tante le iniziative che le pubbliche amministrazioni hanno messo in campo. Quindi è sicuramente una valutazione da fare un po' sul pregresso, su eventi. Però basta analizzare quelli che sono... Noi quando facciamo degli incontri con alcune pubbliche amministrazioni scopriamo anche noi delle cose molto strane. Vi porto un esempio. Agenzia delle Dogane ci hanno comunicato che a livello europeo c'erano degli accordi
che sulla pesatura, sulla validità, sul tema dell'oro, che era gestito in Inghilterra. Cosa è successo? Che con l'uscita dell'Inghilterra dal UK tutto è stato trasferito in Italia, quindi nuovi acquisti, sicurezza, cassaforti, tutti i temi. Quindi ci sono dei costi sconosciuti che come Stato italiano abbiamo sostenuto, e potenzialmente questa riserva dà l'opportunità di compensare questi tanti soldi che sono stati spesi. Questo è solo un esempio, ma ce ne sono tanti altri che noi possiamo andare a vedere. Solo pensate, vorrei dare tanti piccoli spunti, perché lo studio è stato fatto sulle imprese, ma basta guardare un momento anche sulle PA, sono tante le opportunità. Pensate solo ad ogni singola esportazione di frutta, di prodotti, diciamo, che sono i prodotti nostri principali di esportazione, è necessario una validazione di un certificato rilasciato da un ente pubblico, dalla AGEA Control, che è la società dedicata espressamente, quindi una società pubblica che ha gestito migliaia di certificati e gestisce all'anno migliaia di certificati nuovi. Quindi i costi che l'Italia ha subito sono tantissimi, e quindi confido che anche tante PA, pubblica amministrazione, col nostro supporto, con la nostra disponibilità, possono fare richiesta, fare domanda e compensare questa grande opportunità di oneri che sono stati spesi negli anni. Questi sono solo due esempi. Io basta guardare in ogni singolo sito, in ogni singola direzione, e possiamo trovare tantissime opportunità. Quindi imprese sì, ma anche tanta PA, tanti costi sono stati, diciamo, fatti e possono essere compensati. Questo era, diciamo, la mia chiosa conclusiva che volevo portare all'attenzione di tutti i presenti e anche di chi in seguito potrà guardare questa registrazione, così per diciamo ricordare di questo momento e di queste informazioni. Grazie. Ok, grazie a tutti, grazie agli intervenuti. Grazie a questo forum PA che finalmente, consentitemi di dirlo, è ritornato in presenza, e questo è un valore aggiunto per tutti noi. Gli ultimi anni abbiamo partecipato sempre, diciamo, da remoto, ma la presenza è tutta un'altra cosa. Questo ci dà anche l'idea, diciamo, di una ripartenza di tutti noi, e quindi di una ripartenza sicuramente positiva. Grazie a tutta la mia squadra, a tutta la squadra Bar che mi ha aiutato e supportato e sopportato in questa fase. In questa fase vi ringrazio tanto. Quindi detto questo, speriamo di rivederci presto in modo di poter fare il punto della situazione e vedere i risultati raggiunti. Grazie a tutti, buona giornata. Arrivederci.